Buongiorno cari adepti civettuoli, oggi voglio soddisfare la richiesta di Gianna e quindi vi vado ad elencare quali sono i 5 motivi per cui bisogna andare a visitare il santuario di Europa in provincia di Biella. Sicuramente il primo motivo sta nella statua della Madonna Nera che si venera all'interno del santuario e precisamente all'interno della Basilica Antica. La leggenda racconta che questa statua di legno alta più o meno 1,40 m sarebbe stata portata ad Europa nel IV secolo da Sant'Eusebio, il vescovo di Vercelli, che la trovò a Gerusalemme. La realtà dei fatti è un po' diversa perché questa scultura risalirebbe alla fine del XIII secolo e sarebbe stata realizzata da uno scultore valdostano. Si dice però che su questa statua non si vedano i segni del tempo, non ci sono i segni dei tarli. I segni che portano un materiale a consumarsi, quindi i tocchi dei vari fedeli che si sono andati ad inginocchiare davanti alla Madonna e soprattutto si dice anche che su questa statua non si depositi la polvere. Il secondo motivo per cui bisogna andare a visitare Europa è la presenza degli ex voto. Europa ha un convento e dentro nelle gallerie di questo convento sono esposti migliaia e migliaia di ex voto, dipinti, oggetti che mostrano la devozione e le grazie che sono state ricevute dai fedeli che si sono rivolti alla Madonna Nera in caso di difficoltà. Il terzo motivo per cui bisogna andare a visitare Europa è la presenza del Sacro Monte. Infatti, a fianco del santuario si trova un pendio lungo il quale sono dislocate 19 cappelle, la maggior parte delle quali parla della storia della Vergine. E quindi all'interno di ciascuna di queste cappelle si trovano dei gruppi scultorei molto belli. In realtà, io l'ultima volta che sono andata ho notato che questo sacromonte non è conservato nel migliore dei modi, però fa parte del circuito dei sacri monti del Piemonte e della Lombardia che nel 2003 è stato proclamato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. E ancora un altro motivo bisogna tenere in considerazione se si va a visitare il santuario, ovvero la presenza del tesoro di Europa e degli appartamenti dei Savoia. I Savoia sono sempre stati legati al santuario e fin dal 1600 avevano un appartamento che potevano utilizzare quando andavano lì in visita. E questo appartamento si può visitare nel percorso museale che vi porta anche a vedere il tesoro del santuario, quindi una serie di bellissimi gioielli, alcuni dei quali anche donati dai Savoia, che dal 1620 in poi sono stati utilizzati per adornare la statua della Vergine in occasione delle cerimonie centenarie dell'incoronazione. Ultimo motivo, ma non per questo il meno importante, è la visita al cimitero di Europa che si trova a non tantissima distanza dal Sacromonte, dal santuario. Inizialmente i defunti di Europa venivano sepolti sotto il pavimento della Basilica Antica. A partire dal 1834 venne poi creato un vero e proprio cimitero sotto la pavimentazione del primo piazzale di accesso al santuario. Questo cimitero fu attivo fino a quando non entrò, diciamo così, in funzione il cimitero attuale che risale agli anni 70 del 1800. Il cimitero di Europa è molto particolare perché ha una parte che è immersa nel bosco e quindi per questo motivo il cimitero di Europa è anche soprannominato la piccola Staglieno. E qui hanno lavorato al cimitero di Europa, alle tombe del cimitero di Europa, molti artisti che hanno lavorato anche al Cimitero Monumentale di Torino, come Edoardo Tabacchi, Edoardo Rubino e Leonardo Bistolfi. E poi nel cimitero di Europa si trova la tomba di Quintino Sella e della sua famiglia, realizzata nel 1884, è stata la prima ad essere posizionata nell'area del bosco. E la tomba di Quintino Sella comunque spicca in mezzo alle altre perché
perché è a forma di piramide. Allora, spero di avervi convinto ad andare a visitare Europa se ancora non ci siete stati. Vi do l'appuntamento alla prossima pillola. Ciao a tutti!